Poracci, bentornati o... Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oggi il TG Poro, che ricordo essere l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, andrà in onda in un'edizione straordinaria, perché è tempo di prediction. Tra oggi e domani, infatti, si svolgerà non solo lo State of Play di Sony, ma anche il Pokémon Presents, pensato per celebrare il 25esimo anniversario della saga. Seguiremo entrambi gli eventi dal vivo e oggi faremo un riassunto di tutto quello che possiamo aspettarci dalle due presentazioni. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale come meglio credete, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle porotifiche, oppure seguendomi su tutti gli altri social, oppure, se proprio mi volete bene, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD e non penso di dover aggiungere altro. Prima di tutto qualche notizia al volo, perché anche la prossima settimana si terrà un evento a tema Nintendo. Infatti la grande N ha ufficializzato la data del Sakurai Direct di marzo. Il 4 marzo, nella presentazione Combattere con Pyra e Mitra, Masahiro Sakurai ci introdurrà il gameplay del nuovo lottatore che occuperà il quarto posto nel secondo Fighter's Pass di Super Smash Bros. Ultimate. 35 minuti di video esclusivamente dedicati al duo, senza alcun annuncio di sorta su due posti rimasti scoperti. Seguiremo questo Direct in live proprio come tutti gli altri, intanto segnatevi la data. E a proposito di segnalazioni, Skyward Sword HD è finalmente prenotabile su Amazon e quindi vi lascio il link in descrizione al gruppo Telegram delle offerte Poracce, utilissimo per essere aggiornati su tutti gli sconti e pre-order Nintendo e non solo. Secondo me, nonostante il sold out in America e UK, non c'è alcuna fretta di fare il pre-order, ma occhi aperti per quando usciranno i Joy-Con a tema Zelda. Quelli sì che rischiano di diventare introvabili in pochissimo tempo. Bene, direi che possiamo iniziare con il primo dei due importantissimi eventi di questa settimana. Lo State of Play di Sony si terrà alle 23 di questa sera e mi troverete in live qui su YouTube a partire dalle 22:30 per commentarlo insieme. Vediamo cosa possiamo aspettarci. Per chi non avesse mai seguito uno State of Play, si tratta sostanzialmente della risposta di Sony ai Direct Nintendo. Il format è lo stesso. Una presentazione di lunghezza variabile che raccoglie trailer di presentazione e di gameplay di una serie di titoli. Sul PlayStation Blog sono state date alcune importanti informazioni a riguardo. La presentazione avrà una durata complessiva di circa 30 minuti e si concentrerà esclusivamente sui giochi. Non ci sarà alcun annuncio riguardante strategie di marketing e presentazione di nuovo hardware. Quindi niente a riguardo del nuovo PSVR 2 o magari di strategie di restock di PS5. L'attenzione sarà su un totale di 10 giochi. Alcuni saranno dei nuovi annunci, mentre altri saranno aggiornamenti sui titoli indie sviluppati da terze parti di cui si è già parlato in precedenza nello showcase di PS5. A livello di indie si punta molto su Kena and the Bridge of Spirits, che alcune indiscrezioni vorrebbero come aggiunta immediata al PlayStation Plus, anche se oggi gli sviluppatori hanno raffreddato le speculazioni ricordando che non c'è ancora nulla di ufficiale a riguardo. Potrebbe essere anche il momento buono di ricevere update su Oddworld Soulstorm, un titolo rimandato più e più volte. Altrimenti, rimanendo sempre in tema indie, non dimentichiamoci di Solar Ash, dagli autori di Hyper Light Drifter, di cui era rumoreggiata una potenziale uscita per giugno di quest'anno, e anche di Jet, ad opera di Super Brothers, gli sviluppatori di Salt and Sanctuary. Passiamo alle produzioni esterne. L'annuncio di una versione next gen di GTA V aveva aperto lo showcase di Sony dedicato alla next gen, e lo State of Play di stasera potrebbe essere l'occasione perfetta per ufficializzarne la data di uscita. Destino un po' più incerto quello di Ghostwire Tokyo e Deathloop, dopo l'acquisizione da parte di Microsoft di Bethesda. L'action ad opera di Mikami uscirà comunque ad ottobre e potrebbe comparire anche stasera, mentre Deathloop è molto più vicino, essendo fissato per il 21 maggio. Sono sicuro, quasi al 100%, che avremo aggiornamenti a riguardo. Come bomba in chiusura, potrebbe esserci un trailer più corposo di Final Fantasy XVI, e restando in tema Square Enix, rimango convinto dell'idea di una possibile patch next gen per il remake di Final Fantasy VII. Un'altra patch attesissima è quella di The Last of Us Parte 2, e le indiscrezioni vorrebbero Naughty Dog pronta non solo a far sbarcare la sua creazione su next gen, ma anche a dotarla di una componente multiplayer bella corposa. Mi aspetto poi un approfondimento su Returnal, in uscita il 30 aprile, gioco che insieme a Ratchet & Clank Rift Apart è una delle esclusive PS5 più attese per questo 2021. Difficile fare una prediction sul nuovo Horizon o God of War 2, che credo siano ancora lontani dal completamento.
Anche Gran Turismo 7 è stato rimandato al 2022, quindi non aspettatevi di vedere nulla da parte di Polifoni. Per chiudere veramente col botto, potrebbe essere annunciato qualche titolo attesissimo come il remake di Metal Gear Solid, oppure dei progetti relativi a Silent Hill, o perché no, anche la remaster di Bloodborne. Insomma, di materiale per fare una presentazione con gli attributi ce n'è parecchio. Vedremo se Sony sarà in grado di soddisfare le aspettative del pubblico. L'appuntamento è per stasera alle 22:30. Passiamo ora invece dalle parti di Nintendo e Pokémon, perché domani alle 16, ora italiana, si terrà la nuova iterazione del Pokémon Presents, pensata per celebrare il 25esimo anniversario della saga. Le aspettative sono altissime, ma fossi in voi, ci andrei con i piedi di piombo. Insomma, vi ricordate il mezzo disastro mediatico che furono i Presents del 2020? Due eventi a dir poco sottotono, che infransero le altissime aspettative dei fan, offrendo come reveal centrale quello di Pokémon Unite. Quindi, vista anche la scottatura del Direct della scorsa settimana, io ci andrei piano con le prediction. Possiamo partire da qualcosa di scontato. Mi aspetto degli aggiornamenti su Unite e Sleep, due progetti caduti inspiegabilmente nel dimenticatoio. Anche Snap potrebbe ricevere un corposo update, magari mostrando concretamente il gameplay e come si è modificato rispetto alla versione originale apparsa su Nintendo 64. Visto che si tratta di un anniversario importante, poi mi aspetto un focus sugli eventi digitali in-game, quindi novità per Spada e Scudo, aggiornamenti per Pokémon Go e anche collaborazioni con brand esterni, un po' come abbiamo visto durante il 35esimo anniversario di Super Mario. Ma ora tiriamo in ballo il vero elefante nella stanza. Vedremo i remake di Diamante e Perla? Io credo verranno ufficializzati, ma spero dal profondo del cuore che Game Freak abbia deciso di trattare con la massima cura possibile un progetto del genere. C'è poi il rischio che si tratti di una versione Let's Go, un po' come è successo per la prima generazione, anche se a pensarci bene sarebbe più logico una reimmaginazione di Johto in questo stile piuttosto che di Sinnoh. Quel Let's Go lanciato nel countdown dei profili Twitter ufficiali è una trollata bella e buona e non può che spaventare pesantemente la fanbase che vorrebbe un remake a tutti gli effetti. Con Centro Pokémon, che ha sostanzialmente chiamato il remake, per me domani finalmente scopriremo la verità sul ritorno della quarta generazione. Dico solo, poracci, attenti a non volare troppo con la fantasia. Ricordatevi come si è comportata Game Freak con Spada e Scudo, ma anche come The Pokémon Company ha gestito la comunicazione dei passati Pokémon Presents. Domani sarà un evento importantissimo e non vedo l'ora di seguirlo in live con voi. Ci vediamo per le 15:30, carichi di speranze e tanta fiducia. Prima di salutarci, commentiamo insieme i risultati del sondaggione di ieri, che guarda caso capita proprio a fagiolo. Vi ho chiesto se i remake di quarta generazione saranno dei Let's Go o meno, e siete tutti quanti piuttosto ottimisti. L'80% di voi è convinto che si tratterà di remake a tutti gli effetti. Io per ora non mi esprimo e aspetto domani per commentare a caldo un eventuale reveal. Nel mentre, sapete cos'altro aspetto? Ma il sondaggione, ovviamente, che sarà pubblicato poco dopo questo video. Mi raccomando, non perdetevelo. Poracci, questo era tutto per oggi, o meglio, era tutto per questo video. Noi ci vediamo di nuovo qui su YouTube alle 22:30 per commentare insieme lo State of Play. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e, senza che ve lo ripeto per l'ennesima volta, tanto ormai l'avrete capito, se volete potete supportare il canale come meglio credete. Detto questo, vi do appuntamento a stasera. Io sono il Poro State, Michele Presents, ciao! Michele Presents, ciao! Ah.